al Parco dei Principi, dove sta per andare in scena la seconda delle due semifinali playoff di Serie D tra Atletico Sperlonga e Sporting Terracina. Una partita sicuramente molto interessante, in quanto le due squadre arrivano a questo incontro in buona forma. I padroni di casa dell'Atletico Sperlonga a lungo hanno occupato la seconda piazza del girone unico di Serie D quest'anno, mentre i rivali dello Sporting Terracina hanno concluso il campionato in crescendo. Arbitro dell'incontro il signor Calenzo della sezione di Forne. Partiti, possesso di palla Sperlonga, cosa per il momento di Trocchio. Serve ancora Rosati, può calciare Rosati, in sinistro! Andiamo su, andiamo su, ecco, arriva, Terracina. Caringi, ha di fronte a Samarate, prova via Caringi da solo sinistro! È la prima occasione della partita. Massimilia, fine dopo. Morini per Caringi, il destro rosato! Buona parata e poi riparte di Trocchio che proprio anticipata. Ora in mano allo Sporting Terracina. Il destro probabilmente deviato di Morini. Se ne cava via, fa fuori parata. 3 contro 2 dello Sperlonga, di Trocchio. Di Trocchio il destro, alto Belli! Approva Amarante, Amarante tiene bene palla, grande avvio di Amarante, prova il destro, adesso Amarante è rosato! Belli, altro scivolo attuato dal laterale dello Sperlonga, dentro il cuore di Seneca Peraca, palla di poco alta, gira su Seneca. Seneca sposta il pallone destro di Seneca! Oh, è sempre uguale, Moro! Sull'attacco di Morini, Morini, ripartenza dello Sporting e c'è calcio di punizione per fallo di Saccorcio. Ammonizione per Mino Seneca, però palla, 2 contro 1 dello Sperlonga, Saccorcio, Peraca, Parisella! Per lo Sperlonga, battuto per Rosati, il sinistro di Rosati al primo. Andiamo adesso, brava Caringi per Parisella, bella la combinazione, Caringi, rosato, secondo intervento provvidenziale in questa partita. Allora lo Sporting Terracina, per Morini, Morini per Parisella, faccio per il destro, rosato, 3 contro 2, e che trova Aga, Aga può provare anche il destro, lo fa, alto Belli, non è la Terracina, Parisella, puntata per Rosato, Parisella sul destro, il destro lo prova e palla di poco all'anno per Morini, Morini per esempio, che il destro di Morini è rosato sulla traversa, grande intervento per Di Trocchio, Dario Frattarelli prova invece il destro, deviato Seneca sulla palla vacante, Seneca Giovanni Di Trocchio, Mino Seneca e Giuseppe Rosario tra i pali, partiti, faccio l'avvio del Terracina con Morini, tutti da lui, pallone del Terracina Sperlonga, bravo Saccorcio, fa fuori Morini, Saccorcio, Saccorcio, Belli, ancora, giunta la porta di Trocchio, la conclusione deviata, Aga, 1-2 con Saccorcio, che poi invece il destro, bravo Amarante, guarda Mino, cosa deciderà di fare Di Trocchio? Invece il destro, Parisella sulla linea, altro salvataggio, il primo di Amarante, il secondo di Parisella, va piantato ancora Seneca, Seneca, palla di nuovo al lato, torna Caringi, Caringi palla dentro per Parisella, rosato, ancora una volta, chiudi Saccorcio, chiudi Saccorcio, Seneca, stop, destro, bravo Alto Belli, della respinta, il terreno di gioco mister Rosati che rimane con i suoi fino alla fine, quindi Trocchio! Bravo! Gran destro e bravo Alto Belli! Qui colpo di testa però viene bloccato da Seneca! C'è da Di Trocchio, Di Trocchio può provare il destro, lo fa, palla di poco al lato! Di Crescenzo attaccato da Di Trocchio, vince un impalo di Crescenzo, può andare al tiro, lo fa Rosato! Nega il gol a Di Crescenzo, grande giocata di Andrea Di Crescenzo! Simone Marrocco e Ridianaka. Dai già! Fanno ancora in possesso lo Sporting della Cina. Saccorcio! Saccorcio subisce fallo e c'è tiro libero! Tiro libero! E cartellino giallo per Marco Parisella. Vediamo il tiro dai 9 metri di Simone Saccorcio. Calenzo del match. Parte Saccorcio con il destro e la palla di poco al lato. Non trova Parisella, attenzione però Seneca, brutto controllo. Parisella, allora Parisella, il destro deviato. Nel senso per Morini. Può cercare l'1-2 con Frattarelli. Lo fa Morini sul fondo. È l'occasione più chiosa probabilmente. C'è un Saccorcio. C'è un calcio in punizione. Per gioco pericoloso. Per gioco pericoloso secondo l'arbitro. Non va a fischiare il cronico, ma la punizione di seconda. Mentre attenzione! Svolta importantissima di questa partita.
secondo giallo ed espulsione per Marco Parisella. Si ha cacciato al lato, ora Chinappi parte il suo destro ed è ancora bravo Altobelli. Per Chinappi segna, si accorcia. Guardare a destra lo fa, il pallone è di poco alto. Seneca per Saccoccio, per puntare Morini, Saccoccio prova il destro, palo, clamoroso palo. E l'arbitro decreta la fine delle ostilità, Coccio. Questa volta si dice il fallo e viene ammonito Antonio Amarante. Intervento di... Tanto Di Trocchio è pronto a calciare questo tiro libero. Va con la punta Di Trocchio, rete, Giovanni Di Trocchio sblocca il match per l'Atletico Sperlonga. Proprio lui, l'ex giocatore di Old Ranch 97 Real Fondi, gran tiro di punta di Giovanni Di Trocchio che dai 9 metri non ha perdonato. Uno dei punti di forza di questa squadra si è confermato anche oggi. Cercherà, intanto attenzione, espulso, nuova espulsione per lo Sporting Terracina. Per Morini potrà battere il fallo laterale, mentre intanto attenzione, doppio giallo e rosso per Seneca e si erge davvero a protagonista. Portiere di movimento della superiorità, quella di Crescenzo, parte il destro, deviato, la palla è lì, Morini per Amarante, il destro e la grande parata di Rosato. Non c'è che l'1-2 con Peppe, stop, palla dentro, Amarante, Rosato, bravissimo, poi prova il tiro direttamente dalla porta, Rosato, il destro e la palla che termina di poco sul fondo, bella con Rosato. Cercava bene Aka verso la porta, in porta c'è Di Crescenzo, il destro di Aka, la palla sul fondo per Caringi, Caringi, palla dentro, Rosato, ancora una volta prova Rosato, il destro e la palla in rete, Giuseppe Rosato mette il punto esclamativo su questa partita. Ancora una volta Giovanni Di Trocchio e Giuseppe Rosato, sicuramente due punti di forza di questo team, timbrano quella che a questo punto è la qualificazione alla finale per i padroni di casa, che naturalmente Coccio. E finisce qui, esulta sia il pubblico che la panchina dell'Atletico Sperlonga. I padroni di casa si qualificano alla finale playoff provinciale di Serie D.